stato ad un passo dalla scomparsa, ma ora è pronto a tornare più avvincente di prima. Il trofeo La Iguella, che è stato salvato lo scorso 13 gennaio dalla GS Emilia. Questa corsa sarà la seconda del nostro calendario ed è da tutti considerata il simbolo dell'inizio della stagione, anche se nell'ultimo decennio ha perso un po' di fascino per la globalizzazione del ciclismo. Il 51esimo trofeo La Iguella si snoderà intorno al ridente centro ligure, che è uno dei punti di passaggio pure della classicissima di primavera. La corsa sarà caratterizzata da quattro scalate principali, ossia quelle del Passo Ballestrino e del Testico, che si ripeterà per tre volte su due versanti differenti. Però nel finale ci saranno anche due ulteriori strappetti, quello di Andorra Cima e quello di Capo Mele, tempo permettendo. Le squadre iscritte saranno 22 per un parterre di qualità, tenendo conto delle difficoltà organizzative e della concorrenza mondiale. Al via avremo pilastri del nostro ciclismo come Damiano Cunego della Lampre Merida e Ivan Basso della Cannondale, oltre ad altri corridori di caratura come Pirazzi, Ogerland, Caruso, Niemec e Firsanov. Pertanto il trofeo La Iguella è per adesso salvo, anche se dispiace non vederlo più ai fasti di un tempo in cui rappresentava il primo giorno di scuola per quasi tutti i corridori.